Giorgio, a partire dal 2017 il Pentagono ha iniziato una rivelazione, tra l'altro del tutto inaspettata da noi ricercatori, rispetto a 70 anni di negazione, di discredito, di occultamento, di ridicolizzazione, eccetera, eccetera. Di colpo il Pentagono ammette, rilasciando del materiale e concedendo ai piloti di testimoniare, che c'è un'aviazione potentissima, avanzatissima, che irrompe nel teatro delle loro esercitazioni militari e loro non ci possono fare nulla. Perché il sistema decide di dare questa rivelazione, seppur la stanno presentando come minaccia? Cosa li ha spinti, secondo te, a uscire allo scoperto, di fatto cambiando la storia, per quanto ancora la società non l'abbia ben compreso quanto è stata importante questa rivelazione? Cosa li ha spinti? La stessa cosa che spinge un giocatore d'azzardo, che gli sono rimaste 3 fish, non mi costa niente puntare su quel numero, tanto non ho niente da perdere. Male che va, so combo. Se esce, ho ancora una possibilità. Questo li ha spinti. Il giocare tutto, per cercare di non potendo più evitare che questa realtà prepotentemente si manifesta, raccontare il falso. Cioè, la metafora giocare d'azzardo è che tu sai che perdi, hai una possibilità su milioni che esce quel solo, però non hai niente da perdere e giochi il tutto per tutto. Sarebbe meglio invece smettere di giocare, c'hai pochissimi, e dire: con questo voglio dire la verità. Ecco. Invece il delirio, la malattia, ostinatamente, la malattia è una malattia di potere. Vediamo, magari convinciamo l'opinione pubblica mondiale che sono negativi, e magari questi, visto che sono scemi, sono stupidi, non ci attaccano mai, se ne vanno. Tra l'altro, Giorgio, è la risposta più logica, guarda, sembra stupida, perché ti spiego, il potere ha capito che non sono invasori, il potere ha capito che non ci spareranno mai nemmeno con la pistola d'acqua. Il potere ha capito che hanno una scienza che possono ridurre a un ammasso di larve il pianeta in pochi minuti, altro che spariamo i missili atomici. Il potere ha capito, quindi la congiura del silenzio, tutto questo potere mondiale, ha capito che non possiamo fare niente, assolutamente niente. C'è un'altra cosa che ha capito, perché è intelligentemente diabolico, che non sono, che sono pacifisti. Quindi pigliamoli per il culo. Cioè, diciamo alla gente che sono cattivi, la gente ha paura, li odia, e magari loro che sono così scemi che non alzerebbero un dito contro l'umanità se ne vanno, e noi continuiamo a dirigere i nostri sudditi facendo credere che li abbiamo sconfitti militarmente, sai, quattro trucchetti televisivi che abbattono astronavi, che cadono, tutta una grande messa in scena, che però gli extraterrestri se ne sono andati perché non sono invasivi, capito? Quindi questo è il tentativo che stanno facendo. Quello che non sanno è che gli extraterrestri, io non lo so se è la prima volta che lo sto dicendo, gli extraterrestri hanno una forza militare e la usano distruggendo le civiltà quando lo reputano opportuno. Sodoma e Gomorra. Sì, quando lo reputano opportuno. E vi assicuro, secondo i contatti che ho avuto io, loro hanno un progetto di distruggerla questa civiltà, e hanno un progetto anche molto astuto, intelligente, lo stesso progetto che hanno diabolicamente i potenti della Terra, cioè far credere alla gente che è Dio che lo sta facendo. Beh, questo sottende a tante cose, Giorgio, che magari riaffronteremo. E quindi chi è il più intelligente di tutti? Lo possono fare. E ti assicuro però che loro hanno nei loro registri multimediali il numero delle persone idonei a vivere pacificamente su questo pianeta, perché le hanno analizzate a livello cerebrale, a livello fisico, a livello psichico, a livello spirituale, conoscendo nei dettagli tutte le incarnazioni delle stesse persone,
e quindi sanno che possono puntare al 100% sulla loro garanzia di sicurezza e di pace. Quindi se vanno a cercare nelle case di tutto il mondo questi 10 milioni di persone, quei 10 milioni sono buoni, bravi, e quindi non distruggono il mondo. Se fanno un'operazione di questo tipo, per me lo salvano il mondo. Beh, questa è una frase che in un film recente, che è una riedizione di un altro film del 1951, sto parlando di Ultimatum alla Terra con Keanu Reeves, l'attore che interpreta l'extraterrestre dice: se muore il pianeta, morite voi, ma se morite voi, il pianeta si salva. Esatto, è quello che vogliono fare loro, però rispetto al film c'è un'aggiunta che il film non fa per ragioni di sensazionalismo, che c'è una quantità di persone sulla Terra che sono buone, giuste, e anche quei bambini che non sono nel numero, ma sono salvi. Adesso io non lo so quantificare, ma alcuni centinaia e milioni di bambini loro li mettono in salvo.